questo punto, no? La scaletta ha fatto il pezzo del monologo di Paolo, va bene. E la scaletta adesso cosa cacchio c'è? Non si capisce niente di questa scaletta qui. Quella della realtà. Oh! 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 Cosa sta facendo lei? Scusi. Sì. Donna fiammata. A cosa? Mercoledì c'è il mio concorso, sono un po' preoccupato. 290 posti, 12.000 domande. Questa qui è una zona ad alta densità di aspiranti ad un posto pubblico. Comincio ad invalidare 150 candidati e mi porto avanti. Senta, scusi un attimo, guarda che qui nel tendone c'è gente che ce l'ha il lavoro, non tutti devono fare il concorso che dici tu. Sì, io non posso chiedere a tutti... D'altronde non posso neanche accenderne un po' sì e un po' no. Poi non c'è da fidarsi, sono falsi, perché ti dicono che non vengono e li trovi là in aula magna. Allora io, per sicurezza e per comodità, brucio tutti. È già una settimana che sono in ballo a sfoltire tutti i candidati. Ieri ho sequestrato un pullman e l'ho lanciato contro un cavalcavia col suo carico di morte. Sono 45 marche da bollo in meno anche lì. Poi 80 salme me le ha promesse un disc jockey che non conosco, ma si presta, con la corrente farà qualcosa, però non chiedo. Insomma, 50 a destra, 70 a sinistra, due le ho decapitate con una roncola, venendo qua adesso sulla strada, pian piano ci avviciniamo dei numeri che ti danno un margine di probabilità di aggiudicarti, saremo là in 600, te lo giochi il tuo posto e... un lavoro che va fatto, ci sono dentro anche aspetta. I miei genitori, ci tengo a dargli una fiammata. Sì, gentilmente, dammi la tanica a me. No, tutto va bene, ma l'incendio no. Voglio, no, l'incendio no. Va bene tutto, l'incendio no, dai.